lumachina, devi stare attenta. Ti potrebbero calpestare. E ora siediti qui. Non così forte, Penelope. Sveglierai il padrone. Penelope, chi ti ha insegnato a fischiare? Ehi! Oh, c'è il signor Foresta? Gliela porto io. Non bisogna disturbarla. È molto importante che la riceva. L'avete letta? Non ce n'è bisogno, viene dall'ufficio leva. Questa non interessa il signor Foresta, ma gliela darò ugualmente. Sì, sarà meglio, altrimenti potrebbe finire in prigione. Ehi, Olio! Olio! Ehi, Olio! Se devi fare del chesso, fallo sottovoce. Shh, Tommy. Cosa c'è? Guarda, viene dall'ufficio leva. Inutili spese posterie. Ma come si può pensare a chiamare un uomo nelle condizioni di Dan Foresta? Lo so, ma è meglio che gliela do. Ne avrebbe un colpo al cuore, streccela. Gemma va in prigione se non gliela do. Sciocchezze. Ma non basta forse quello che ha detto il dottor Skickel? Lo sai che ci sono un mucchio di cose che fanno male alla salute del nostro povero Dan, dal latte ai citrioli. Sì, ma però è meglio che gliela do. Ho sotto le armi, ho in prigione. E se lui va in prigione... Penelope, vieni qui! Buongiorno, dottor Skickel. Buongiorno. Che bella mattinata. Il sole splende, gli uccelli cantano, tutto è vita. C'è il dottor Skickel. Buongiorno, caro. Buongiorno, dottore. Nulla di nuovo? Le solite nausee. Oh. E quali sarebbero? Vino e piume. Oh, povero Dan. Calma, calma, signore, non vi allarmate. Potete ancora dare a vostro nipote la sua spremuta d'arancio. Buongiorno, ragazzi. Entrate. Signor Dan, potete darci qualche anno di congedo? Qualche anno? Noi andiamo in prigione, vero, Olio? Sì. Ma che cosa state dicendo? Beh, stavamo portando la chiamata dell'ufficio leva quando un tratto Penelope... La chiamata? Ah, sono stato sorteggiato? Crede che ce la farò, dottore? Sì, come una palla di neve all'inferno. Grazie al cielo, ma è perfettamente ridicolo per un lasso neppure nei Boy Scout. Oh, Eureka! Penelope, birichina, sei ma proprio cazzo. Ma sì, è proprio la mia chiamata. Sì, è arrivato in aereo. Vai via, vai via. Vieni. Vai via. Vieni, via. Vieni. Addio. Le piume gli fanno male. Ah, devo presentarmi domani mattina. Oh, vi deve essere un errore. Può essere che mi prenda. Ah, non quando avranno visto le sue radiografie. Qui dice che devo andarci personalmente e io ci vado. Qual è il verdetto, dottore? Idoneo. Davvero non sono ammalato? Sciocchezze, passeranno che non hanno risoldato. Volete dire che lo ritenete abile? Al 100%. E il sergente, il cuoco dice che se le reclute non saranno qui per le 7, non faranno colazione né calda né fredda. Digli che si calmi, il treno è in ritardo. Siete tutti qui? No, ce n'è ancora un paio là dentro. Ehi, voi! Abbiamo sentito la tromba? Non c'è stata nessuna tromba. Oh, ecco po' che non l'abbiamo sentita. State zitti. Adesso abbiamo tempo sino alle 7. Chi vuole mangiare faccia presto. Oh, capitano, il signor Foresta non è molto robusto. Infatti ci siamo arruolati perché sia ben curato. Oh, guarda. Se vorreste indicarci il suo appartamento, gli serviremo la colazione in camera. Ma smettila. Signori, il palazzo doveva essere finito prima del vostro arrivo. Beh, faremo spostare il generale dal suo appartamento. Bene, date le circostanze. Aspetteremo. Se qualcuno di voi non vuole mangiare, deve venire lo stesso alle esercitazioni. Io non mangio mai di notte. Potrei mangiarmi un cavallo. Io invece vorrei farmi ancora una dormita. Ehi, ma dov'è il caffè? Ciao, Penelope, cosa fai da queste parti? Oh, quanto è piccolo il mondo. Cosa fa qui quell'uccello?
Stanlio e Penelope sono inseparabili. Ah, sì? Ebbene, non metterà le tende da queste parti. Digli che se ne vada prima che chiami la contraerea. Oh, cielo, hai sentito quel che ha detto? È bene che fili a casa. Via, Penelope, fila via. Sono 1500 miglia in linea d'aria. Sì, e quando sei a New York, volta a sinistra. Addio. Adesso andiamo, seguitemi. Avanti, all'alvetta. Andiamo. Ed ora lasciate qui i vostri bagagli. Mangiate alla svelta. Grazie, Al. Ehi, tu, mettiti in fila, in coda. Avete visto, cercava di passare avanti. Soltanto due mani. Ce n'è abbastanza per tutti. Non spingete. Puri ceci. Ecco fatto. Ben fatto, Stanlio. Grazie, Olio. Ehi, guarda. Ehi, sentite. Voi non potete mangiare uova. No, non potete mangiare le uova. Io ho fame e voglio mangiare. Ma non avete sentito quello che ha detto il dottore? Sì, e voi non avete sentito quello che ha detto l'ufficiale medico? Prendete, Dan. In ognuna di queste pillole c'è un pranzo di 7 pietenze. È proprio un banchetto concentrato. Ci sono le uova e prosciutto? No, ma c'è l'essenza della gallina faraona. Sì, e c'è lo spirito di spinaci. Su, vi farà bene, prenditela. No, ragazzi, io voglio mangiare sul serio, anche se mi ammazza. È un suicidio. Sentite bene, siete stati molto bravi.